Buonasera e bentrovati con il nostro telegiornale. I fatti delle ultime ore ci costringono ad un'apertura legata anche al dopo furti e alle misure che sono state prese. A dicembre arriveranno rinforzi per la questura di Arezzo dopo il colpo alla ditta di Alberoro. La preoccupazione è massima, come l'attenzione. Rinforzi in arrivo per la questura di Arezzo. La notizia arriva direttamente dal Ministero degli Interni che attraverso il sottosegretario Nicola Molteni ha ufficializzato la decisione. Dopo l'attacco paramilitare alla ditta Orafa di Alberoro, che ha fruttato un bottino ancora da quantificare con esattezza, sale la preoccupazione anche per l'alto livello di tecnologia e organizzazione raggiunto dalle bande. L'arrivo di nuovi agenti a dicembre, come conferma l'onorevole Tiziana Nisini. A dicembre ci sarà un rinforzo nelle forze dell'ordine in questura d'Arezzo, un rinforzo importante dovuto anche alla scia degli eventi criminosi che stanno colpendo nuovamente le aziende Orafa aretine. Speriamo che con questa aggiunta di unità alle forze dell'ordine questi eventi criminosi possano ridursi ed azzerarsi. Mentre le indagini sul colpo alla ditta di Alberoro vanno avanti, l'allarme resta alto. I sistemi di sorveglianza funzionano e, come dimostrato nell'ultimo furto, impediscono bottini elevati. Ma occorre tenere alta la guardia in chiave prevenzione e capire perché sempre più a finire nel mirino dei ladri sono aziende che lavorano argento. E sull'invio di nuove forze dell'ordine interviene anche il commissario di Fratelli d'Italia, la senatrice Simona Petrucci, che nel condannare il furto ad Alberoro e lodare il Ministero per la vicinanza agli orafi ha annunciato: "Mi sto già attivando affinché il potenziamento delle unità sia adeguato e proporzionato alle necessità, così da garantire la sicurezza di aziende, lavoratori e cittadini. Nei prossimi giorni verranno definiti tutti i dettagli." E sulla recrudescenza dei furti nell'Aretino arriva una doppia nota da parte di esponenti del Partito Democratico: prima il segretario comunale Luciano Lalli, poi i consiglieri regionali Ceccarelli e De Robertis. Non sono stati teneri con il governo e con il centrodestra. Il tema della sicurezza in queste ore è tornato alla ribalta in maniera prepotente. Luciano Ralli, del gruppo consigliare del PD, ricorda di aver presentato una interrogazione su questa tematica nel corso dell'ultimo consiglio comunale, dopo quasi un decennio di amministrazione di centrodestra, recita la nota di Ralli, e 2 anni di governo nazionale. La percezione di insicurezza è aumentata, nonostante le numerose promesse di rafforzamento della sicurezza cittadina, prosegue Ralli. Sono consapevole che i dati si riferiscono all'ambito provinciale, ma il peso del comune di Arezzo è predominante. E so altrettanto bene che il comune non è l'unico attore responsabile in questo tema. E su questa questione sono intervenuti da Firenze, in una nota congiunta, i consiglieri regionali Vincenzo Ceccarelli e Lucia De Robertis del Partito Democratico, che accusano il governo di spendere i soldi in Albania dimenticandosi della sicurezza dei cittadini in Italia. I recenti fatti di Arezzo a danno di aziende orafe rilanciano l'urgenza della sicurezza, alla quale il governo centrale non sta dando delle risposte concrete. La tutela delle nostre aziende è fondamentale per tutto il nostro tessuto economico, concludono i 2 consiglieri regionali. Intanto la presidente della consulta Orafa di Confindustria, Giordana Giordini, ha accolto con favore l'iniziativa di inviare ad Arezzo altri 15 agenti di polizia. Siamo da Giordana Giordini, presidente della Consulta Orafa. Arrivano altre forze dell'ordine qui ad Arezzo, come lei aveva chiesto da tempo. Lei ha parlato addirittura di richiesta di intervento dell'esercito. Cosa ne pensa comunque di questa notizia? Sicuramente la mia è stata una provocazione, ovviamente, perché la situazione sta veramente sfuggendo di mano. Ci sono stati 21 furti in 10 mesi, gli ultimi proprio molto ravvicinati, e gli imprenditori, tutti noi siamo esausti, siamo arrivati veramente la sera a chiudere l'azienda con il patema d'animo. Abbiamo e stiamo facendo tutto il possibile per proteggere le nostre aziende, però c'è bisogno veramente di un sostegno da parte del governo. Come avevo già detto, le nostre istituzioni locali, le forze di polizia stanno facendo il massimo con il personale che hanno, però stamattina finalmente è arrivato
arrivata la bella notizia da parte dell'onorevole Nisini che arriveranno molte persone da mettere sul campo per presidiare il territorio. Quindi questa è una bella notizia, non so, si parla di numeri intorno alle 15 persone, quindi sono molto contenta e soddisfatta, anche se non credo che basti, perché il nostro territorio dove sono le nostre aziende orafe è sparso su tutta la provincia, la nostra provincia è molto vasta e quindi c'è bisogno veramente di avere un intervento massiccio. Questa è la prima risposta e spero che ne seguiranno altre al più presto. È il venerdì e del momento del nostro ospite di fine settimana e studio questa sera abbiamo Luca Parrini, presidente degli orafi aderenti a Confartigianato. Grazie Parrini per aver accolto il nostro invito, era d'obbligo tornare su questa situazione, i servizi di apertura a seguito anche dei fatti di ieri impongono di fermarsi, impongono una riflessione anche in base a quello che ha dichiarato la sua collega Giordana Giordini. Intanto, come vi sentite voi? In questo momento c'è un senso anche di paura, di insicurezza? Beh, decisamente sì, questo è naturale, questa scadenza proprio continua dei furti che a un ritmo veramente continuo insiste sul nostro territorio in varie parti della provincia non ci può tenere tranquilli. Ecco, c'è un dato oggettivo, questi continui colpi, una volta si diceva salto all'oro, invece adesso l'argento è diventato il metallo di riferimento, è un po' strano tutto questo? Beh, chiaramente l'aumento dei prezzi delle materie prime preziose che stanno lavorando ha reso appetibili anche le aziende che lavorano argento, quindi è normale che vengano attenzionate anche queste, dove magari si trovano anche quantità maggiori di materia prima, ecco, date le lavorazioni che si fanno in queste aziende. Siamo davanti a persone che sanno del fatto proprio, visto che sono criminali altamente preparati. Ecco, come fronteggiare tutta questa situazione? Quello che noi stiamo facendo come Confartigianato, come associazione di categorie, è stimolare i nostri colleghi a elevare il livello delle difese dal punto di vista elettronico e tecnico, le difese fisiche all'interno delle aziende. Noi chiaramente oltre questo non possiamo andare, ci affidiamo a professionisti della sicurezza che, come abbiamo visto, avranno le loro forze incrementate. Ecco, quello che ci serve di avere un presidio maggiore nel nostro territorio, perché quella che è la nostra forza in questi casi è anche la debolezza. Avere dei distretti disseminati in tutto il territorio rende la difesa sicuramente più difficile. Ecco, tra l'altro chiaramente i sistemi di videosorveglianza e tutto quello che comporta la sicurezza impone uno sforzo ulteriore da parte vostra, considerando l'estensione territoriale, la mappa di tutte le aziende, soprattutto quelle che sono concentrate nel distretto di Arezzo e non solo. Sì, questo sì, però chiaramente cerchiamo di rispondere come possiamo dal punto di vista appunto tecnico a queste insidie davvero, davvero molto importanti. Non ci tiriamo naturalmente indietro dal difendere le nostre proprietà, no, questo non ci spaventa, però chiaramente, come è stato detto, di pari passo anche chi viene a fare questi interventi delittuosi si organizza di pari passo, purtroppo. Ecco, non dimentichiamo un aspetto, il settore orafo, il distretto economico aretino, l'orafo è strategico per la nostra economia, considerando che tutto il mercato delle esportazioni dipende da questa branca. Sì, decisamente sì, noi siamo il primo distretto d'Europa, facciamo il 50% dell'export di questa produzione italiana, viene proprio da Arezzo, e quindi ecco, quando noi partecipiamo ai tavoli della sicurezza con le forze dell'ordine e con la politica del territorio, ecco, cerchiamo di far pesare la forza del nostro indotto su questo territorio, insomma, ecco, oltre che per noi personalmente, insomma, ci sono 8.000 persone all'interno delle nostre aziende e raggiungiamo quasi le 13.000 con l'indotto, quindi ecco, in una città di 100.000 abitanti possiamo capire qual è la nostra importanza.
Sicuramente non ci voleva tutta questa situazione, caro Parini, considerando che dovete fronteggiare anche una nuova realtà che sarà oggetto di una riflessione anche nei prossimi nostri telegiornali, considerando alcune inchieste che sono uscite fuori che hanno riportato in proprio piano una situazione di concorrenza sleale con cui voi dovete fare i conti. Sì, decisamente noi in questa situazione siamo parte lesa, come dicevi, insomma siamo dalla parte delle forze dell'ordine perché oltre la concorrenza extra italiana che subiamo, insomma averla in casa qui da noi è davvero spiacevole e poi quello che ci dispiace di più è che diciamo accende un faro su un settore a 360 gradi, quindi Non si sta parlando di aziende che non sono aziende orafe aretine, ma sono aziende condotte per la quasi totalità da stranieri e quindi ecco tutto il lavoro che facciamo come associazione di categoria per promuovere per il nostro settore anche in una diciamo, attenzione verso i futuri nostri collaboratori nell'aprirci verso questa situazione, ecco, questo qui ci crea un danno veramente molto importante. Ecco, noi vorremmo che non ci fosse così tanta sensazionalità parlando del settore orafo, ma ecco, facciamo il focus su quelle che sono diciamo, le aziende fuori legge che non rappresentano un settore a 360 gradi. Bene, noi ringraziamo Luca Parini per essere stato nel nostro studio. Sicuramente non è un momento facile per tutto il mondo orafo aretino, ma sicuramente anche questa battaglia verrà vinta, anche perché insomma, la tenacia dei nostri operatori del settore la conosciamo e se Arezzo nel mondo brilla lo deve proprio a tutto questo settore. Proseguiamo con il nostro telegiornale parlando del tour elettorale che questa mattina ha visto per protagonista il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini, che è anche leader della Lega. Questa mattina ha fatto tappa a San Giustino Umbro, domenica prossima, tra 8 giorni si voterà in Umbria e l'occasione era propizia per tornare a parlare di Medio Etruria e Salvini ne ha parlato alla sua maniera. La presenza di Matteo Salvini alle porte della provincia di Arezzo è stata l'occasione a San Giustino per tornare a parlare della stazione di Medio Etruria. L'opzione Creti è stata sposata dai tecnici del Ministero e la scelta ha lasciato più di uno strascico nel contesto aretino, che per la stragrande maggioranza si aspettava la scelta di Rigutino. Ecco le parole del Ministro su questa variante. Salvini parla di soluzione tecnica adottata dal suo Ministero. È una scelta tecnica. Ripeto, magari in passato c'era qualche ministro dei trasporti che decideva per criteri non esattamente tecnici dove fermava il treno e dove usciva l'autostrada e quindi magari facevi il giro largo perché casa tua era vicino all'uscita autostradale o facevi una fermata dell'alta velocità con criteri non esattamente rigorosamente tecnici. Siamo al 2024. Sono Matteo Salvini, le scelte le fanno i tecnici, se i tecnici hanno deciso che per 1001 ragionamenti la fermata Media Etruria fosse vicina all'Umbria, la Toscana è super servita, stiamo lavorando al passante di Firenze con miliardi di investimento, io penso che avvicinare l'Umbria al resto d'Italia sia qualcosa di tecnicamente, culturalmente e socialmente assolutamente utile. Una città del Natale in una cornice di massima sicurezza e questo l'argomento della riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica che si è svolto questa mattina in Prefettura, dove sono stati esaminati tutti gli aspetti connessi a questa problematica. È forte l'impegno di tutti, ha detto il prefetto Di Nuzzo, affinché come sempre questo evento che caratterizza la città di Arezzo si svolga in una cornice di massima sicurezza in un clima di festa e serenità. Ha colpito anche Arezzo lo sciopero del trasporto pubblico locale indetto dalle confederazioni sindacali. La giornata di forti disagi per i viaggiatori sembra sia stata confermata a metà. Anche ad Arezzo autobus e treni locali si sono fermati o hanno registrato ritardo a causa dello sciopero generale del trasporto locale che escludeva i treni di Trenitalia ma che abbracciava tutte le altre forme di mobilità cittadina. Da una parte autobus a singhiozzo e incertezza hanno accompagnato i viaggiatori per tutta la giornata. Non è ancora arrivato l'autobus per Siena. Fa conto la linea E tutti i giorni, quindi. Io vengo da Perugia e a Perugia la minimetro che serve per arrivare alla stazione era completamente bloccata. Ora sto aspettando l'autobus, speriamo che passi.
Oggi in teoria dovrebbe essere in tempo la mia, quindi... Dall'altra i treni, molte le soppressioni fra quelli provenienti dal Casentino, di TFT. Treno del Casentino è stato, ci sono state, io ho visto adesso, due cancellazioni. Quello delle 14.21 e 15.39. No, non c'è un sostituto come potrebbe esserci la domenica o i feriali. Lo sciopero indetto da CGL CISL e UIL ha avuto come scopo quello di richiedere il rinnovo del contratto, di più personale e di migliori condizioni di lavoro e sicurezza. 20 parti in 24 ore, un record tutto retino nell'ospedale San Donato, ce lo racconta il primario del reparto di ginecologia, Ciro Sommella. Ospedale San Donato Ginecologia con il primario Ciro Sommella, devono essere state giornate pesanti le vostre. Sono state impegnative le ultime ore, diciamo. È successo quello che in ostetricia succede, cioè l'imprevedibile. Si sono concentrate nell'arco di 24 ore 20 nascite. Noi normalmente facciamo all'incirca 3 parti al giorno e ne abbiamo avuti 20. Con un gemellare. Tra cui gemellare. E devo fare i complimenti a tutta l'equipe perché tutto ciò è stato reso possibile perché c'è stata una grande collaborazione tra tutto il personale, a partire dagli OS, ostetriche, infermiere, medici. Ognuno di loro ci ha messo quel qualcosina in più per rendere agevole un percorso che non era chiaramente programmabile, perché noi non siamo abituati a questo flusso di partorienti tutte insieme. E devo dire, questo ha fatto sì che poi tutto sia andato bene. Le dobbiamo fare anche complimenti perché lei ha avuto una nomina regionale, se non sbaglio. Sì, grazie. Sono stato nominato il segretario regionale dell'Associazione dei Ginecologi Ospedalieri. Questo mi dà soddisfazione personale, ma credo sia una soddisfazione per la ginecologia retina, perché fa sì che, vuol dire che in Toscana ci conoscono, insomma, sanno quello che valiamo, sanno l'offerta che garantiamo tutti i giorni. E la nomina è stata a nome di Ciro Sommella, perché nominano una persona, ma credo che in questo caso sia stato nominato un reparto che è fatto da medici, appunto, da ostetriche, infermiere, OS. Siamo tra le unità operative con un tasso di tagli cesari tra il più basso in assoluto, e questo è merito di tutti, è merito di una linea comune di visione dell'evento parto, dell'evento nascita. Cambiamenti climatici, tecnologie e infrastrutture per l'acqua tra mitigazione e adattamento, il titolo del convegno che oggi si è svolto ad Arezzo, promosso dall'Ordine degli Ingegneri di Arezzo in collaborazione con l'Università di Firenze. La recente alluvione che ha messo in ginocchio Valencia ha riacceso i riflettori sul tema dei cambiamenti climatici. Proprio a questo argomento e nello specifico alle tecnologie e infrastrutture per l'acqua tra mitigazione e adattamento, l'Ordine degli Ingegneri di Arezzo ha dedicato un convegno organizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Firenze. L'evento, ospitato nell'auditorium dell'Hotel Minerva, ha visto la partecipazione di numerosi relatori, tra questi la professoressa Paola Zamperlin, che è intervenuta su Digital Water, soluzioni globali e locali per il monitoraggio delle acque. Sono reduce appunto dallo Smart City World Expo Congress di Barcellona, e con l'Università di Firenze abbiamo presentato una piattaforma per il Digital Twin, Snap4City, e ci siamo confrontate con anche altre realtà e con la complessità di gestire il problema del gemello digitale e in relazione a tutte le manifestazioni dell'acqua. I problemi dell'acqua, dalla gestione dei consumi ai problemi delle inondazioni, e quindi la relazione delle città con la gestione dell'acqua, l'acqua che scorre, l'acqua che manca, l'acqua che esonda, l'acqua di cui abbiamo bisogno per vivere, nell'industria, per l'uso civile, nell'agricoltura, e quanto ancora c'è da fare nella affidabilità del modello e quindi nell'acquisizione di dati e nel confronto con realtà globali che condividono questo problema. E che riguardano poi l'orizzonte. Un sangiovese in purezza che si chiamerà Teresina, stiamo parlando dell'ultima scelta di Lorenzo Cherubini, o meglio conosciuto come Giovanotti, che ha annunciato la produzione del suo vino dedicato alla figlia. Avete capito bene, sangiovese non si rà. Il
Allora oggi è un gran giorno perché oggi sviniamo il nostro vino. Il Teresina. Anche Lorenzo Cherubini, in arte Giovanotti, ha deciso di produrre il suo primo vino ufficiale. Ad annunciarlo è stato lo stesso artista con un video pubblicato sui suoi canali social. Il nostro vino è qui dentro? È stata messa qui dentro. E lì che e in questi giorni ha fermentato, la fermentazione è finita, però dentro c'è ancora vino e bucce. Quindi certo. Quello che dobbiamo fare ora, che è la svinatura, significa togliere il vino e separarlo dalle bucce. I 25 quintali di uva necessari per produrre circa 18 quintali di vino provengono dalle vigne della sua tenuta di Cortona, che il cantante coltiva da oltre 20 anni. Prego, prego. È fantastico. No, è proprio fantastico. Io, per me il vino dovrebbe essere così. Il primo vino firmato Giovanotti vedrà la luce anche grazie alla collaborazione tra il cantante ed il food guru Filippo Polidori, suo amico e consulente. Il Sangiovese. Questo è Sangiovese in purezza. Sangiovese in purezza. Il maestro Vince Tempera, protagonista al Teatro Mecenate della lezione concerto con i ragazzi dell'Istituto Comprensivo Severi di Arezzo. Non capita tutti i giorni di assistere ad una lezione del maestro Vince Tempera, direttore d'orchestra, compositore che ha creato le atmosfere più intense del cinema internazionale, ma conosciuto anche per essere autore e coautore di sigle di cartoni animati passati alla storia come UFO Robot, Daitan 3, Goldrick e Ape Maya. Gli studenti dell'Istituto Comprensivo Severi hanno avuto questa opportunità grazie al Festival Internazionale del Film per Ragazzi, Bulli ed Eroi. I ragazzi vivono una loro realtà che non è più la nostra, però ogni tanto se uno vuole fare carriera nel cinema o nella musica per il cinema, deve conoscere un po' anche il passato, però che solo dal passato poi si va avanti, si creano le basi. Riflettere guardando le storie, lo si può fare con i libri ma lo si può fare anche con i giusti audiovisivi, perché nelle nazioni dove c'è più l'abitudine, noi purtroppo siamo ultimi in Europa, ma nelle nazioni dove c'è più l'abitudine a introiettare le storie e poi acquisire, imparare a riflettere, aumenta anche il PIL o prodotto interno lordo. La lezione del maestro Tempera si inserisce nel nuovo percorso di cui l'Istituto Severi è capofila, Cinebox, Media, Sogni e Dintorni, finanziato dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell'Istruzione. Il progetto si è arricchito di nuovi partner tra cui CNA Arezzo, Farrago e Sentieri in Comune. Coinvolge tutti gli ordini di scuole, sia nostre scuole che quelle delle scuole partner, e va ad arricchire una serie di proposte altamente formative che riguardano i linguaggi del mondo dell'audiovisivo. Studenti americani in visita a Castiglionfibocchi per 1 a 3 giorni alla scoperta della vita in un piccolo borgo toscano. 26 studenti arrivati dagli Stati Uniti per passare 4 mesi in Italia e che in questi 3 giorni hanno vissuto l'esperienza di un piccolo borgo vivendo in famiglie di Castiglionfibocchi. È il progetto reso possibile grazie all'Accademia Europea di Firenze, che ha come obiettivo quello di far studiare l'italiano agli studenti d'oltreoceano e far fare esperienze nel nostro paese, come incontrare alunni delle nostre scuole. Un'opportunità sia per gli studenti americani, ma soprattutto per i nostri giovani ragazzi delle medie, per conoscere nuovi ragazzi, nuove culture, ma soprattutto per migliorare anche l'apprendimento della lingua inglese. In questi 3 giorni molte le attività che a Castiglionfibocchi si sono svolte rivolte alla conoscenza di questo piccolo borgo. La mattina didattica con i ragazzi delle scuole medie, il pomeriggio ieri abbiamo visitato il frantoio Bella Vista, oggi pomeriggio i ragazzi del paese faranno visitare il centro storico, i nostri piccoli musei, soprattutto con l'organizzazione fatta dal Carnevale dei Figli di Bocca. E quindi vedranno il nostro carnevale e oggi pomeriggio più sul tardi faranno una cooking class, tirare la pasta a mano che poi stasera tutti insieme mangeremo alla cena offerta dall'Accademia per tutte le famiglie che hanno ospitato i ragazzi. Domani mattina una bella caccia al tesoro in lingua e poi saluti istituzionali, i nostri regali, il gadget e lo street food tipicamente aretino per dargli un saluto dolce e torneranno poi a Firenze alla loro Accademia. Un progetto che potrebbe ripetersi in futuro nel piccolo comune.
Comune Aretino. Crediamo molto in questo progetto perché dà la possibilità ai nostri studenti di avere un'esperienza unica a contatto con una vera comunità di un piccolo comune toscano. Gli studenti la definiscono un'opportunità unica nella vita, quella di poter vivere in Italia e visitare luoghi decentrati rispetto alle grandi città. Sono estremamente grata di essere qui e adoro questa esperienza, un'opportunità unica nella vita. Sono grata alla scuola e alle nostre famiglie che ci stanno accogliendo a braccia aperte. E ora il consueto appuntamento con le notizie della Camera di Commercio. È un riconoscimento che viene promosso tutti gli anni dalla Camera di Commercio di Venezia e Rovigo in collaborazione con Union Camere e il sistema camerale, e che dà la possibilità alle imprese che si sono distinte o si stanno distinguendo sul tema della sostenibilità, della responsabilità sociale di impresa, di tutto quello che riguarda i parametri in linea con l'agenda ONU 2030, di partecipare appunto a una selezione. La domanda deve essere effettuata sul canale online, che è reperibile tra l'altro anche dal nostro sito camerale, Camera di Commercio di Arezzo Siena, e la domanda deve pervenire entro il 17 dicembre prossimo. Ci sono varie categorie di premi, dal premio ovviamente per la sostenibilità, per l'innovazione di processo e di prodotto, per la gestione sostenibile e anche per il prodotto o servizio sostenibile, quindi anche con un occhio di riguardo al ciclo di vita del prodotto. Altre categorie riguardano anche premi speciali per giovani imprenditori, per le start-up, ma anche con riferimento all'imprenditore estero, un premio rilasciato da Assocamere Estero. E per quello che riguarda la commissione di valutazione, appunto, verrà effettuata una selezione nazionale, appunto, che darà una graduatoria, e i vincitori verranno chiamati proprio in una cerimonia di premiazione presso la Camera di Commercio di Venezia. Tra poco vi ricordo la pagina sportiva dopo il meteo e vi ricordo anche cosa potrete vedere dopo i nostri spazi informativi. Newsline, questa sera dedicato alla fiera di Sinalunga, poi 9:10 invece tutto rivolto alla presentazione della stagione teatrale al Petrarca. La serata proseguirà con Focus Weekend, il salotto di Susanna Cutini, e in serata alle 23 il consueto appuntamento in compagnia di Alessio. È tutto, grazie per essere stati con noi e buon proseguimento con Teletruria.